Presidente Cuomo, parte la terza edizione della Festa del Volontariato. Oggi, da oggi in poi vi porrete diversi quesiti, diverse domande. Quale volontariato in questa città, quale volontariato in questa regione? Questa due giorni di lavoro pieno, la solidarietà è una cosa molto importante, il volontariato è una cosa che bisogna lavorare tutti quanti insieme, fare sinergie e fare rete. CSV capofila, diciamo, di questo progetto, ma ci sono tante altre associazioni, movimenti che collaborano e lavorano con voi quotidianamente. CSV è capofila con tutte le associazioni di volontariato, quelle che sono la base essenziale. Se loro sono presenti, noi saremo sempre presenti come CSV, non c'è problema. Oggi lei parlerà, relazionerà sulla riforma del terzo settore, è un argomento attualissimo, innanzitutto speriamo in una grande risposta del mondo del volontariato in questi due giorni qui in Calabria. Sì, io devo parlare della riforma del terzo settore, questo è uno degli argomenti che ha messo all'ordine del giorno. Il governo ha proposto, oramai siamo già nel 2014, una legge delega di riforma e riordino della materia che sta concludendo il suo iter parlamentare, perché entro il mese di maggio la Camera voterà in seconda lettura il testo definitivo. La riforma prevede un riordino della legislazione che è sorta in questi anni insieme a questo mondo. Tenete presente che la gran parte delle associazioni, delle cooperative, degli enti che fanno parte del terzo settore sono una realtà che è cresciuta sostanzialmente negli ultimi 30-40 anni. La legge ha seguito tutto questo, ma in una maniera abbastanza disordinata. In questi due giorni molto importante che si apre con il convegno odierno si parlerà di delle problematiche che attanagliano il mondo del volontariato, anche di riforma del terzo settore. Innanzitutto ci auguriamo una grande partecipazione, la presenza odierna già lo dimostra, una grande partecipazione delle associazioni, dei comitati che operano qui sul territorio. Sicuramente il volontariato calabrese non solo sta crescendo, sta maturando, si sta rendendo conto che il volontariato tutto cuore ormai non ha più cittadinanza. Il volontariato deve essere un volontariato ovviamente di cuore perché da lì parte, però deve essere anche un volontariato di testa, nel senso che la legislazione in materia diventa sempre un pochino più stringente, sempre un pochino, ci alita sul collo, quindi bisogna essere preparati, bisogna anche cogliere le varie opportunità che ci vengono sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Quindi questi incontri servono ovviamente come momento di incontro informale, perché si incontrano gli amici, si parla al di fuori di schematismi che a volte ti portano anche fuori strada, ma nello stesso tempo diventa importante far conoscere ai volontari in generale, mi fa molto piacere che qui ce ne siano così tanti, così numerosi, le novità e quello che ci riserva il futuro. Grazie, si diceva il cuore non deve mancare, questo lo sappiamo, però è importante anche avere delle regole e attendiamo anche la riforma del terzo settore in questa direzione. Sì, il quadro normativo europeo e anche in Italia presenta delle segmentazioni molto differenti. Da un lato ci sono dei paesi che non hanno legislazione o ce l'hanno scarsa, dall'altro lato ci sono altri paesi che invece sono sovraregolamentati, quindi nei quali è necessario fare chiarezza. Il discorso della professionalizzazione è molto importante, è centrale, è uno degli elementi di dibattito all'interno del mondo del volontariato.